Pedro Pablo Pasculli, lei ha fatto 5 gol in 6 partite. Chiuda gli occhi per un momento e sogni. Con una magia Lecce primo e Juve ultima, non è bello? Sì, è molto meglio per noi. Purtroppo per il simpatico Lecce solo nel regno dei cieli gli ultimi saranno i primi, nel nostro campionato no. E hai voglia a giocare bene come fanno i salentini nel primo tempo? Gli uomini di Fascetti mettono paura a un Inter lenta a centrocampo. Enzo, Alberto Di Chiara e Barbas tengono in pugno la partita. L'argentino è abilissimo anche sui calci piazzati. Luperto dà un consistente appoggio alla manovra e dalle retrovie si sgancia Miceli. Insomma, un gioco bello ma sterile. Fascetti lo sa, ma dice sconsolato. Se non riusciamo giocando così a segnare, vuol dire che abbiamo dei limiti. Solo Lamorgese, arbitro di Potenza, sembra soddisfatto. Corso sostituisce nell'intervallo Bredi con Minaudo. Tardelli va più avanti. È proprio l'anziano centrocampista a piazzare un diagonale vincente. La partita si sblocca. Se l'Inter giocasse sempre con le squadre pugliesi, sarebbe prima. 8 punti su 8. Il Lecce tuttavia non si abbatte dopo il primo gol. Guardate Alberto Di Chiara. È un segreto. Andrà ad una squadra che non si può dire, ma ha la maglia viola. Entra Causio e scorrazza per il campo come un ragazzino. Anche i tedeschi hanno i loro riti tribali. Rummenigge legge nella palla. Segnerai 2 gol, è il responso. Poi dicono che a certe cose non bisogna credere. Il gran finale è tutto all'insegna di Kalle, che fa una doppietta e proietta l'Inter verso posizioni UEFA. Quelli della Lasca rimangono gelati ed il tedesco dice: se possibile vorrei fare 15, adesso ho fatto 12. Vedremo, ci sono ancora, se non sbaglio, 8 partite, magari posso fare altri 3 gol.